No, vabbè, però è più fresca. Saguaro, Dio. Acqua saguaro, l'acqua del giaguaro. Vabbè. E non ci stanno pagando. No, no, un cazzo. Vabbè, ciao a tutti bastardi. Oggi facciamo la seconda parte di E Liquid Vapor, gli aromi da 10 ml, yes. Linea dei Pixels. Allora, facciamo i tre nuovi aromi della serie The Pixel che è stata presentata a Verona. Partiamo con... Ricordo che sono appunto aromi concentrati da 10 ml da diluire al 15% e ottenete 60 ml di liquido pronto come se avesse un liquido premium, perché sono veramente eccezionali. Il primo è il Tobacco Syncreed, che quindi è di Assassin's Creed. Tobacco Blend and Sweet and Roast Notes. Quindi letto giusto sarebbe A, Tobacco Blend with Sweat and Roast Notes. Quindi è tabacco. Blend di tabacchi con note dolci e tostate. Ah, basta. Quindi... Vabbè, io l'ho detto in italiano. Ananasca. Lo proveremo su profile. Profile col cap da 22, ma con una coil complessa, non con la mesh. Cos'è che è? Ananasca non capisco una mazza io. Cos'è non che so, è? Non mi tabacco sento. Tabacco. Tabacco dolce e tostato. Non so, l'anasca non sento molto. Aperto com'è? A me non piace. Bene, bene. Sa di tabacco, certe volte l'ultima svapata si sapeva di cera di chiesa. Io all'olfatto ci percepisco le classiche cera. Note di tabacco dolce. La cera della chiesa. Tipo... Non mi piace. Booms. Non mi piace. Se ci fosse stata un po' di vaniglia custard dentro forse mi sarebbe piaciuto. Dolce e tostato. Note dolci di tabacco dolce e tostato. Tabacco dolce e tostato. Toasted. Toasted. Sì, un po' blandino. È un po' blando, la nota dolce si sente, il tabacco è molto leggero. Non è blando, no? È il profile che ti... Che fa cagare. Che devi fare. A me non piace questo... Ma si apre tutta l'aria? Questo liquido. Compratelo il profile, compratelo. Sì, sì. Va bene. Allora, io sento... Sì, sono note di tabacco sintetico. Sì, esatto. Dolci, in aspirazione avete il dolce. E poi vi arriva questo tostato simile alla tachia, cioè una specie di nota in bocca che è simile alla affumicata della tachia. Gli do un 6. Ma io ti dirò, non mi spiace, però non è un liquido che mi prende moltissimo, gli do un 7. 7 pure io. Tobacco Syncreed. Tobacco Syncreed. Quello di Assassin's Creed. Passiamo al prossimo, bastardi. E faremo il Grapecraft, in teoria, giusto? Grapecraft. Che è Minecraft, però all'uva. Vaniglia custard, ice e uva. Ancora ice. Frozen custard with grape notes. Che due palle. 0,21, 53 watt. C'è l'ice? Ci sono le notes. C'è l'ice. Però non è... È meno? Molto. Però alla NASCAR sembra un Big Bubble all'uva. Sì? C'è. In aspirazione sentite le note dolci, cremose della vaniglia... con una ventata di uva, sì, sembra piace. L'uva fragola, buono, questo mi piace. Mi dà di Vix Vapor eucalipto. Provalo perché è buono. Anche secondo me mi sapeva di Vix Vapor. Buono, un'uvetta uvosa. Il fresco lo senti dopo quando tiri il fiato, però in aspirazione non rimane il fresco, si sente solo l'uva, poi dopo senti il fresco in gola. No, il fresco non lo sento. Fai no? Eccolo lì. Sì, un pelino, poco. Niente. È leggero, leggero. No, 5, non mi piace proprio questo. Ma io questo gli do un 6. Neanche 6 questo. Mi dispiace, ma questo... Non è... Io gli do un 7 perché a me piace l'uva. Mi sa di profumatore per ambienti. And now, ladies and gentlemen, allora. Sulle mani per questo fantastico liquido, ragazzi. Se questo Peach qua... Ninja. Se il nome sì. è... E l'odore all'olfatto e delle aspettative che pensiamo, sì, questo qua li batte tutti. Bomba, eh. Allora, tutti, eh. Questo è Peach Ninja, ispirato a Fruit Ninja, ok, bastardi. Pesca bianca, ananas e crema di cocco. Allora, porca bastarda. Al naso questo spacca, perché l'abbiamo sentito anche prima. Questo qua al naso veramente spacca. È una cacirrata pazzesca. Sì, sì. Questo cioè, ciao proprio. Fa schifo.
No, per favore, non dirmi che fa schifo. Proprio mi fai scendere il mito. Mi fai scendere il mito? No, secondo me non è adatto su questo. Fa schifo, modo, quindi? Sul profilo, no, beh, sul recur. Quindi fa schifo. Non va bene per il recur? No, non va bene per il recur. Vabbè. È buono, si sente una buona nota di pesca bianca. L'ananas vi arriva come se fosse l'ananas di quel cocktail fatto con la batida di cocco e l'ananas. Pina colada. Ecco, la pina colada, uguale. Con di cocco. Una pina colada con l'aggiunta di pesca bianca. Allora, lo proveremo su Nudge 22 col complessa da 0,21. Allora, sinceramente me lo aspettavo molto più buono, cioè mi aspettavo una roba più pesca figata, e invece c'è un po' di pesca, poca, c'è un po' di cocco, poco, l'ananas in questo caso non lo sento in questo atomizzatore, quindi io sinceramente... Anch'io che l'ananas proprio faccio fatica, non lo sento proprio. Io sinceramente volevo dargli un 9, 9 e mezzo, dalle aspettative, però... Perché l'olfatto è veramente buonissimo, pesca. Sì. E purtroppo gli devo dare un 7. In aspirazione sento la pesca bianca, però non è bella marcata. La puntina dell'ananas ce la sento e poi vi arriva questa crema di cocco. Io sento solo la crema di cocco e un po' di pesca. Sì, tutto molto blandino comunque, cioè niente di... È dolce comunque, sì, perché la crema di cocco rimane molto dolce. Non è fresco? No, assolutamente. No. Dalle aspettative ci aspettavamo veramente un liquido di più. Più buono. Sì, io gli do un 7 comunque. 7? Non è cattivo, eh. No, è buono, buono per la però, però ci aspettavamo di meglio. Pensavamo che le note... si sentissero un pochettino di più, sì, e invece rimane un po' più, diciamo, bilanciato. Signori, mi abbiamo fatto vedere i Pixels, questa gara è stata la parte 2, provateli, se li avete provati diteci, se non li avete provati provateli, seguiteci su Instagram, su YouTube, su Facebook, firmate la petizione, recensiteci su favorito.it, perché se no siete dei bastardi cacirri. Quindi c'è al prossimo video con il tesoro di Stefanello nell'obiettivo. Va bene, ciao.